Ancora uno stop per la Sele con Nuoto Catania in Serie A1 che rimedia un KO pesante in termini di classifica in casa della Lazio Nuoto, avversaria diretta per la salvezza. Era anche iniziata bene la trasferta romana degli Etnei, che riescono a passare in vantaggio dopo 3 minuti con Danilovic ed a reggere il ritorno dei biancocelesti nel primo parziale. Le reti di Maddaluno e Vitale trovano risposta infatti nell'ennesimo squillo stagionale di Alessio Privitera. I laziali si riportano avanti con Giorgi, vedendosi poi ripresi ancora da Danilovic. L'equilibrio della partita finisce con la sirena che chiude la prima frazione. Nel secondo tempo i padroni di casa accelerano, spinti dalla verve del talento Cannella, segno 2 volte, e con Spione che ricava il primo importante break di 3 reti. La Nuoto Catania torna a farsi notare ad un minuto dalla pausa con Kovacic, ma a pochi istanti dal cambio vasca è ancora la Lazio a colpire con Maddaluno. Il 7-4 con cui si arriva a metà gara è significativo, benché non incontrovertibile. Nella seconda parte gli Etnei provano a scuotersi, accorciando ancora con Privitera, ma la Lazio riesce a rintuzzare ogni tentativo ospite con altrettante risposte. Si arriva così agli ultimi 8 minuti sul 10-6 con gli uomini di coach Sebastianutti, bravi a blindare il risultato nell'ultima frazione grazie a Giorgi e Leporale. Sul 12-6 i biancocelesti rallentano, ma la Nuoto torna a griffare il tabellino marcatori troppo tardi con Lucas ed Eugenio Russo a rete negli ultimi 2 minuti per il 12-8 finale. Coach Peppe Dato analizza così la gara ai nostri microfoni. Una sconfitta importante che ha avuto, diciamo, poche attenuanti, perché abbiamo sbagliato sostanzialmente un po' tutto, anche se bisogna riconoscere che abbiamo attraversato una settimana complicata sotto molti punti di vista. Almeno 4-5 allenamenti non hanno potuto allenarsi con regolarità fino a giovedì, però avremmo dovuto sopperire, diciamo, a queste difficoltà con un atteggiamento molto più determinato, e abbiamo fallito anche da questo punto di vista. La Nuoto Catania si attesta al 10° posto, pericolosamente vicina alle zone calde della classifica. Nel match alla capitale i rossazzurri hanno confermato alcune delle caratteristiche di questo primo squarcio di stagione, soprattutto nell'approccio gara e in alcune pause fatali durante la stessa. Agli Etnei è mancata invece la verve di Giorgio Torrisi, a secco di reti, e la capacità di rientrare mentalmente in partita, come visto a Trieste e parzialmente a Savona. Il calendario adesso offre una chance importante a Cacciare e compagni, che sabato riceveranno alla Scuderi l'Acqua Chiara. Fanalino di coda è ancora fermo a quota 0 punti. Contro i campani non sarà ammesso nessun risultato diverso dalla vittoria.